Salve, bentornati sul canale. Oggi, come vedete, vi auguro una buona fortuna. Ringrazio Patrizia per questa richiesta e un corno porta fortuna. Spero che il tutorial vi sia utile. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Abbiamo un anello magico di 4 maglie con il filato rosso. Stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 3 giri le nostre 4 maglie basse. Un aumento alla prima maglia saranno 5 maglie basse. Lavoriamo le nostre 5 maglie basse per altri 4 giri. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 7 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia saranno 9 maglie basse. Un aumento alla prima maglia saranno 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia saranno 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. 18 maglie per 15 giri. Naturalmente la lunghezza è facoltativa, decidete un po' voi, andate a dare un po' la forma, riempite con la vatta sintetica, date un po' la forma al vostro corno e andiamo a fare un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia saranno 22 maglie basse. Riempiamo un altro po' con la vatta sintetica e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia. In tutto saranno 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Continuiamo a riempire e facciamo 6 diminuzioni. Proseguiamo i prossimi giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo ora staccare il filo e nascondiamo all'interno del lavoro. Per realizzare la parte superiore del nostro corno abbiamo una catenella di 18 maglie in base poi alla larghezza del vostro corno, misuratela e poi andate a chiuderla ad anello. Fatto questo, chiudete con una maglia bassa così per chiudere ad anello e andate a lavorare le vostre 18 maglie basse nelle vostre 18 catenelle. E facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Realizzate poi una catenella che vada da un lato all'altro, io ho fatto 8 maglie, vado poi a chiuderla da quest'altro lato in questo modo e vado a fare delle maglie basse, bassissime, fino a raggiungere quest'altro punto e vado a fare un altro giro di 8 maglie, però vado a fare 4, poi mi vado ad unire al centro di queste altre. Una maglia bassissima in questo modo. Se non volete fare questo, potete anche cucirla successivamente. Andate a fare poi 4, 1, 2 e 3 e 4 le restanti e andate ad unirvi da quest'altra parte con una maglia bassissima. Dobbiamo formare una specie di corona al centro. Qui andiamo con delle maglie bassissime un pochino più avanti, non importa, basta che ne fate più o meno, le fate arrivare al centro. E andate a fare la stessa cosa, 4 catenelle, vi unite al centro di queste altre, come abbiamo fatto per l'altra. Una maglia bassissima e andate a fare altri 4 catenelle 1 2 3 e 4 e vi andate ad unire all'altro lato. Potete staccare il filo, lo staccate un po' più lungo in modo da poterlo fermare sul corno con ago e filo. Questo è il risultato, diciamo, a stile corona. Inserite la corona in cima in questo modo e andate a tirare leggermente fuori in modo che da far venire fuori un po' il corno in questo modo. E con ago e filo andate a riempire un po' questa parte superiore, andate a fare l'occhiello in questo modo e ripassate più volte
Potete aggiungere un anellino portachiavi oppure semplicemente un nastrino, così come ho fatto io con un piccolo fiocco, e questo è il vostro corno portafortuna. Ringrazio Patrizia per questa richiesta, spero che il tutorial vi sia utile e gradito, fa sempre bene un po' di fortuna, quindi buona fortuna a tutti, vi invito a condividere il video, a farlo conoscere ai vostri amici e a farli iscrivere al canale. Vi aspetto tutti al prossimo, ciao ciao, baci e abbracci, alla prossima!